Di lui ci eravamo già calcisticamente innamorati la scorsa stagione, ma in quella appena passata i sentori si fosse davanti a un giovane talento sono diventate vere e proprie sirene. Parliamo di Djabois Manu Emmanuel, salito alla ribalta con la maglia del Parma e attestatosi a baby campioncino con quella dell'Atalanta. Classe 2001, forza fisica quasi disarmante, l'ex ducale si era fatto largo con la maglia biancocrociata, addirittura sotto età, nelle finalette giovanissimi 2015, sfiorando quel che sarebbe stato uno scudetto storico per una compagine ormai prossima al fallimento. A suon di gol e prestazioni, l'italo-ganese aveva attirato su di sé le attenzioni di tanti club, tra cui quello bergamasco, più lesto di tutti nel battere la agguerrita concorrenza di Roma e Fiorentina. Utilizzato più per le sue capacità in zona realizzative da Maurizio Neri, sotto la guida di Stefano Lorenzi, Djabois ha portato avanti una crescita che lo ha mutato soprattutto in centrocampista centrale, senza però snaturarne le qualità di spinta. Il tricolore, svanito un anno fa, è poi arrivato lo scorso giugno al Manuzzi di Cesena, consacrando un talento cristallino che in casa nerazzurra sperano possa continuare a brillare.